Eccoci con Torta e con Michele e Filippi. Guarda, come si arrabbiano qui al nostro fianco. Michele, qual è l'aspettativa? È che speravo nell'acquazzone, perché stamattina ero secondo a 20 millesimi, sì, da gol. Sì, ho visto. Purtroppo niente, siamo sull'asciutto, faremo quel che si può. Quel che si può, tu speri comunque che piova, ma ormai non piove, no, più, basta, mi sa. Non è asciutto tutto. Non siamo gommati da acqua. No, non è gommato, mi sa, nessuno da acqua, anche perché speriamo che rimanga così. A questo punto rimane così, però 12 giri sono tanti. Sono tanti. Potrebbe succedere di tutto. Di tutto. E di più. In bocca al lupo, Michele Filippi. Eccoci con Andrea Tomio in griglia di partenza. Andrea, quali aspettative hai in vista della gara? Ma guarda, ho fatto il giro di ricognizione con le dita incrociate sperando che non venga la pioggia, è già buono quello. Ah, perfetto. Quindi, però la pista si è decisamente asciugata. Si sta asciugando, è quasi asciutta tutta, e dai, vediamo, è una gara un po' particolare. Tutte le gare precedenti sono andati migliorando i piloti, esatto, quindi anche piano piano anche qua, sì, penso anch'io questo. In bocca al lupo ad Andrea Tomio. Ciao ciao. Per l'inizio della 600 MES sarà una sfida molto interessante con Ivan Goy, che ha chiaramente gli onori e i favori del pronostico, parte dalla pole position, lo ribadiamo, ci sono state qualifiche bagnate e nella seconda qualifica l'ha spuntata sempre Ivan Goy con al suo fianco Filippi, ma da questo punto di vista sarà tutta un'altra gara, lo ribadiamo, lo ripetiamo, Rocca, Nunez, tutti i piloti molto importanti e imponenti per quanto riguarda la categoria, cercheranno di battagliarsi, si accendono i semafori, si spengono, via, partiti, parte subito bene, mi sembra proprio Ivan Goy che cerca di infilare e in qualche maniera ci riesce a mettersi davanti. Intanto sottolineo una pregevole partenza da parte di Nunez, che mi sembra che alle spalle abbia già scavalcato 5-6 piloti. Dobbiamo stare attenti soprattutto alla sua gara. Abbiamo parlato con Ivan Goy in maniera abbastanza continuativa durante il weekend, ci ha detto: cercherò di dare il meglio, di fare il possibile per poter competere per la vittoria finale di competizione. Allora chissà che non aspettiamo, che non ci accingeremo a vincere e a vedere tutto quanto questo. Occhio, perché Giacomo Gioia deve chiudere i discorsi per quanto riguarda la vittoria finale. Michele Filippi col suo numero 19, 600 MES, lo andiamo a vedere, il veterano Bikers da Coldori sta cercando da subito di attaccarsi ad Andrea Tomio. Ci hanno raccontato tutti e due di essere stati entrambi autori di una qualifica molto interessante, si sono inseguiti e seguiti. A un certo punto però il buon Filippi ha detto: ho seguito talmente tanto Nunez che poi alla fine, e che ho seguito così tanto Tomio che alla fine sono finito col fare i suoi tempi. Cornice di pubblico meravigliosa per quanto riguarda quest'ultima prestazione, quest'ultima prova sul Cremona Circuit, un circuito al meglio dei 3700 metri, una percorrenza importante. Ribadiamo le condizioni atmosferiche, perché ha piovuto copiosamente sabato, molti piloti non si sono nemmeno trovati a gareggiare per la qualifica. Intanto andiamo on board con Andrea Tomio, che sta cercando di risalire, anche lui è riuscito a fare una qualifica discreta, sta cercando in qualche maniera di coronare l'impegno con, per quanto concerne 600 MES. Intanto sta andando a chiudere Ivan Goy il primo giro, il primo di diversi giri di pregevole fattura ai quali andremo ad assistere. 2 su 11 tra poco compare già la scritta. Occhio, perché Rocca si mette in seconda posizione e le wild card qui la fanno da padrone, questo è sicuro, ne siamo certi. Andiamo on board con Andrea Tomio, che sta cercando di risalire la china, ha davanti Giacomo Gioia, un Gioia che ha bisogno di fare punti fondamentalmente per essere sicuro e tranquillo della sua posizione, e siamo certi che farà in tutta la maniera. Occhio però, ritiro per Michele Filippi, ce l'aveva detto, non sono in formissima, non penso di avere una moto aderente, e l'impresa l'aveva praticamente fatta a Varano con una gara pazzesca, è il suo circuito. Michele Filippi si ritira ad inizio secondo giro, quindi non avrà nemmeno il gancio di Michele Filippi. Andrea Tomio che sta cercando comunque di rimanere a contatto con la quarta, la quinta posizione, mentre Goy sta facendo una gara di praticamente un altro livello, di un altro campionato. Ma Ivan Goy lo conosciamo, ce l'aveva detto, punto a vincere, lo faccio con le mie caratteristiche, con il mio incedere, devo assolutamente però cercare di dare meglio di me per proseguire lungo questo percorso. Ci sta riuscendo, effettivamente sappiamo che Ivan Goy è una wild card e si sta comportando come tale da wild card, lo sta facendo in maniera anche abbastanza interessante. Proprio lo stesso Ivan Goy che continua a proseguire nella sua marcia spedita, una marcia che lo sta proiettando e che lo dovrebbe proiettare alla vittoria finale. Rocca sta cercando di risalire con la numero 7, lo abbiamo visto in precedenza, eccolo qua Goy che si appresta
ad entrare sulle ultime curve prima del rettilineo finale, prima di andare a vedere 3 su 11, siamo praticamente a un quarto di gara e questo è il gruppo di Gioia, Tomio e Enco. Che sorpasso ai danni di Andrea Tomio, molto bello il sorpasso ai danni di Tomio. Scappano i piloti con Gioia che adesso penso che andrà ad assestarsi un pochino sicuramente per quanto concerne i tempi, anche perché non ha questa urgenza, questa esigenza di spingere fortissimo, ha praticamente in mano le redini del suo campionato, di questa 600 stock che non ha quasi mai avuto ha quasi sempre avuto una storia di questo tipo. E adesso in questo momento si stanno trovando Rocca e Nunez ha fatto una rimonta pazzesca, dall'ultima posizione si trova terzo, Tomio intanto si trova in bagarre con Gioia e tutti quanti gli altri piloti, sta cercando di rimanere aggrappato anche qui Tomio delle Stock, sta cercando di risalire la china e se la giocherà con Osler probabilmente per la vittoria finale per quanto riguarda questa competizione, per quanto riguarda questo incedere. E allora andiamo a vedere ancora, siamo con Nunez che sta alle spalle di Rocca, sta cercando di riprenderlo in qualche maniera, ci sta provando in tutte le maniere, ci sta provando, vediamo se ci riesce anche alla fine della gara. E sarà una sfida al fundicotone, io penso, anche perché Goi mi sembra, e continuo a ripetere, ribadire, Goi continua a prendere un secondo a giro, un secondo se va bene. Quando vai a prendere un secondo a giro vuol dire che tra poco ti trovi anche con un bel rettilineo di distanza, e se ti trovi con un bel rettilineo di distanza allora lì sono cavoli amarissimi, andiamo intanto ancora live con Rocca e con il buon Nunez alle spalle, stanno continuando ad incedere entrambi ancora, eccoli qui che affrontano le ultime curve prima del rettilineo finale. Goi sta frantumando, sbriciolando qualsiasi record, sta letteralmente asfaltando tutti quanti, la compagnia cantante e tutti quanti coloro i quali stanno provando in qualche maniera a rimanere in pista, in sella, ci stanno davvero cercando in qualche maniera di crearsi un leitmotiv per provare a riprendere la situazione, ma sembra essere effettivamente difficile, non dico impossibile, ma in questo momento Goi fa proprio a un altro ritmo. Allora attenzione a Nunez che si è francobollato a Rocca, questa può essere una sfida interessantissima, quella tra Rocca e Nunez. Intanto Tomio continua a fare tutte le sue curve, a veleggiare in pista, e Gioia sta provando a scappare, bisogna capire un po' quali sono i tempi e li stiamo andando a guardare perché potrebbe cambiare anche la gara nel corso della sfida, la gara può cambiare, lo stiamo già capendo, lo stiamo già intuendo in qualche maniera. Tomio ad esempio sta provando a spingere e di questo ne eravamo certi, sta cercando di rientrare anche Osler, la realtà è questa, sta cercando di rientrare anche Osler, e allora a questo punto assisteremo effettivamente ad una gara molto molto interessante con tutti quanti i vari piloti che stanno cercando di capire un po' quali sono anche effettivamente le condizioni per poter gareggiare al meglio. Con la numero 114 abbiamo visto Giacomo Mora che si è incollato, si è messo in quarta posizione, non ne vuole sapere di mollare. Tomio intanto incede alle spalle, Gioia si è un po' calato nella prestazione, Gioia, ma lo ripetiamo, ha bisogno di fare quei punticini che gli servono per laurearsi campione. Questa è in realtà effettivamente l'unica esigenza da parte di Giacomo Gioia. Peccato aver commentato il ritiro da parte di Michele Filippi. Intanto quei due là dietro si stanno divertendo come dei pazzi. Rocca e Nunez. Nunez e Rocca con una rimonta pazzesca di Nunez. Con un Rocca che non ci sta, che non vuole mollare la posizione. Con un Rocca che sta davvero cercando di limitare le scorribande di Nunez, chissà che ci riesca, chissà che poi a un certo punto non proverà Nunez a rompere gli indugi, a provare a scavalcarlo, ne siamo certi, ne siamo sicuri che probabilmente questo possa accadere a breve, e allora siamo qua in attesa, anche perché sembra essere quella la sfida nella sfida. C'è un'altra sfida interessante per quanto riguarda la quinta posizione, Mora sta facendo gara a sé, Mora praticamente si trova staccato da tutto il gruppone, si è già staccato e si sta provando a staccare anche Balella che ha un suo incedere, ha un suo buon passo. Tomio si è messo lì, siamo praticamente a metà gara, e allora andiamo un po' anche a vedere il poleman e poi il capolista con Ivan Goi che sta tempi alla mano davvero distruggendo, e la compagnia cantante, quinto giro su 11, le condizioni climatiche sono sicuramente meno avverse del giorno prima, molti piloti terrorizzati dall'incognita pioggia, adesso l'incognita pioggia non c'è più, in compenso c'è Ferrari che sta iniziando a mettersi alle spalle di Tomio e secondo me tra poco prova il sorpasso, e allora vediamo se Tomio riesce a rispondere, soprattutto vediamo se Tomio riesce a resistere per altri 6 giri perché sono tanti. Eccolo lì, è passato Ferrari, questa è la notizia, è passato Ferrari, occhio ad Osler che si sta mettendo anche lui alle spalle di Tomio. Tomio sembra vivere un momento di difficoltà, siamo a 6 su 11, tra poco compare la scritta 6 su 11.
si difende molto bene Manuel Rocca. Stanno anche andando un po' a vedere i tempi in questo giro. Rocca ha girato molto bene, molto forte, e sta cercando in qualche maniera di dare una bella paga al buon Nunez. Vediamo Nunez fino a quanto tiene, soprattutto vediamo uno se Nunez tiene, perché ha fatto una super rimonta, ma dobbiamo capire se effettivamente ci sono le condizioni affinché lui resti in linea di galleggiamento. Ci sta provando assolutamente e sta cercando di restare lì a contatto. Bisogna capire se il contatto riesce a mantenerlo, mentre Tomio alle spalle sta cercando di restarci, di aggrapparsi, di volerci restare. E allora noi siamo lì a guardare questa gara con estremo entusiasmo, con estremo piacere, perché Mora è quarto, si gioca per la seconda posizione Rocca Nunez e per la quinta, con Balella che sta provando a scappare, con Ferrari che sta cercando di incollarsi a Balella. Inquadrato Rocca, intanto abbiamo visto in precedenza, con Tomio che sta cercando di fare in modo che non vadano via quei due lì che lo precedono, Ferrari e Osler, con occhio anche perché Osler sta cercando in qualche maniera di andarsene, di scappare, e effettivamente su Andrea Tomio stanno guadagnando, nell'ultimo giro hanno guadagnato tanto. Eccoli qua, Balella e Ferrari, Tomio dietro si sta avvicinando e aggirando anche Gioia, con Osler che sta provando a rientrare. Sta facendo i salti mortali Tommy. Intanto andiamo anche un po' su Ivan Goy, che è fondamentalmente in marchezziana, in stoneriana visione del mondo, sta celestiale, sta infrangendo qualsiasi limite e sta continuando però come un martello. Sta continuando come un martello, occhio perché Rocca adesso ha preso davvero margine da Nunez. Nunez in questo giro perde 2 secondi e io non penso che ci sia un grosso errore da parte di Nunez, mi sembra proprio che non ne abbia più Nunez per stargli dietro. Allora a questo punto chiaramente la gara cambia indirizzo e Rocca cercherà in qualche maniera di mantenersi in seconda posizione, di tenere quel vantaggio per respingere l'assalto da parte di Nunez e soprattutto per far sì che tutto questo possa non succedere, mentre Tommy è stato risucchiato da Osler. Attenzione, anche perché sta arrivando anche Gioia e allora potrebbe diventare una sfida anche qui per la settima posizione. Gioia, Osler, Tommy, lo ripetiamo, Giacomo Gioia non ha bisogno di granché, Giacomo Gioia deve restare in quella posizione, Giacomo Gioia deve continuare a spingere come un dannato, Giacomo Gioia deve, e lo ripetiamo, avere il compito di concludere la propria gara per essere tranquillo, sereno e loquace per quanto riguarda la sua posizione. Gioia continua a restare in maniera molto forte, in maniera molto importante e imponente lì in quel gruppetto. Tra poco penso che possa anche provare a scalzare Tomio, eccolo qui, Osler ad esempio passa Tomio al settimo giro, quando tra poco ci facciamo all'ottavo giro. Tomio è stato scavalcato in questo caso da Osler, che ci ha provato per tanto tempo, è stato bravo Tomio a respingere gli assalti, ma adesso non c'è più riuscito. Allora occhio a Gioia, perché pure lui si avvicina a Tomio e lo scavalca, e adesso è Gioia che si mette ad inseguire Osler, con Tomio che prova ad uscire forte dalla curva. E intanto andiamo ad assistere a quelle che sono le curve prima dell'8 su 11 con Goy, che tra poco li vedrete tagliare il traguardo dell'ottavo giro. E a questo punto davvero sembra eufemistico provare a pensare che le posizioni lì davanti possano cambiare. Nunez ha perso tantissimo, vorrei vedere quanto ha di distacco Nunez da Mora. Bene, ha tantissimo, hanno davvero un vantaggio molto 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 imponente. Nunez, lo vediamo in questo caso, ha continuato ad andare, Nunez ha spinto, non ne ha avuto più per stare con Rocca, ma mi sembra di capire chiaramente che non ci siano gli estremi per un totale crollo, cioè Nunez per crollare dovrebbe perdere 3 secondi a giro, anche perché ne ha un bel po' da Giacomo Mora, e non mi sembra che Mora sia particolarmente intenzionato a spingere più di tanto, più di quello che non riesce a fare, anche perché poi quello che sta facendo sono tempi sul 37 alto, e allora a questo punto mi viene anche da pensare che non ne abbia di più. La bella sfida è quella che sta davvero andando ad investire Balella, Ferrari, Gioia, Osler e Tomio, con Tomio che ha perso un po' il contatto in questo caso. Tomio ha perso un po' il contatto, quei due lì davanti stanno scappando, stanno cercando di dare una bella staffilata, cosa che sta facendo anche Ferrari su Balella. Però Balella mi sembra che possa rimetterlo lì nel mirino, lo possa rimettere nel mirino. Tra poco andiamo a capire anche se ce la fa. Abbiamo visto prima un'inquadratura molto bella di Nunez, Roldan Oscar Nunez, lo ribadiamo. Intanto andiamo a vedere anche Mora che sta gareggiando praticamente da solo, tra poco anche Tomio gareggia da solo perché non riesce a stare al passo con gli altri, non ce la fa, mentre davanti Gioia prova ad infilare Osler, non ci riesce, perlomeno il tentativo di sorpasso è rimandato di qualche secondo, mentre Ivan Goy si appresta ad affrontare l'ultima chicane prima del rettilineo finale. Andiamo a 9 su 11 con Goy che il più veloce in pista in 35-0. bravo Manuel Rocca, che sta cercando in tutte le maniere di restare incollato, francobollato in tutte le maniere con tutti gli altri piloti, ed è bravo da questo punto.
che gareggia da solo, vedete che arrivano gli incitamenti da parte del box, ma è veramente una delle gare, questa forse più meno equilibrata, possiamo dirlo molto tranquillamente. Totalmente Roldan Oscar Nunez, e allora Manuel Rocca si è preso di forza la seconda posizione. Goi continua col suo passo non a guadagnare, ma non sta più perdendo nulla. Ha fatto un super tempone Rocca in precedenza, ma non gli è valso guadagnare chissà che cosa da Goi. Goi che come un martello è andato avanti su questi 35, e chiaramente gli altri stanno inseguendo, stanno guardando, stanno capendo. Qua ci sono Girardi e Bergamasco che stanno intanto combattendo per le posizioni di coda e stanno andando a completare il giro, tra l'altro un giro che tra poco vedrà nuovamente Goi on fire. Questo è Mora che sta continuando, lo ripeto, lo ribadisco, da solo in quella via di nessuno, sta proseguendo a cercare di limare qualsiasi forma di giro. Eccolo qua Ivan Goi, tra poco siamo al 10 su 11, allora tra poco ci avviciniamo davvero a quella che può essere una vittoria importante per Ivan Goi. Lo ricordiamo, lo ribadiamo, wild card, Gioia aveva bisogno di fare qualche punto, è una gara che oggettivamente adesso non che non abbia senso, ma che sta proseguendo lungo questo incedere e non c'è granché forse da sottolineare per quanto concerne quest'ultima parte di gara. Vediamo che passa Rocca, passa Nunez, impennando Nunez, tra l'altro non guadagna praticamente nulla chi c'è alle spalle di Nunez. Allora a questo punto direi che le posizioni davanti sono abbastanza cristallizzate, a meno che non ci sia qualche problema differente per qualche altro pilota che noi stiamo cercando di andare a studiare, che noi stiamo cercando di andare a capire, che noi stiamo cercando di andare a vivisezionare insieme a voi. Dietro la sfida è bella tra Ferrari e Balella. Balella ha preso Ferrari, occhio perché Balella ha preso Ferrari, questa è la novità, Balella ha preso Ferrari. E adesso cerchiamo di capire anche se lo riesce a scavalcare, cerchiamo di capire anche se lo riesce a passare con Mora che è da solo, con Goi che sta praticamente completando un altro giro. Noi parliamo e questo sta completando un altro giro, siamo arrivati al contro rettilineo con Rocca che sta comunque dipingendo delle buone curve, con Rocca che si sta veramente impegnando al massimo e stiamo vedendo una bellissima gara da parte sua. Ma occhio perché adesso la sfida è proprio lì davanti tra Balella e Ferrari per la quinta posizione. Ferrari sta provando in tutte le maniere a serrare le fila, Mora lo stiamo vedendo, Nunez è praticamente drasticamente crollato, ma a due giri, a un giro e mezzo dalla fine non è ammissibile, accettabile che Nunez possa perdere la terza posizione a scapito di Mora. Un dritto da parte di Goi che ha deciso di divertirsi così. Ivan Goi fa un dritto incredibile, adesso vediamo quanto ha perso Ivan Goi, dritto da parte di Ivan Goi, adesso vediamo quanto ha perso. Non ha perso tantissimo, ha perso praticamente nulla, che siamo al final lap, ci sono 4 secondi 8 di distacco, non può succedere praticamente nulla meno di clamorosi colpi di scena con Nunez che si è impossessato della terza. Vediamo passare Mora tra poco, sarebbe bello proseguire con questa inquadratura per vedere come stanno andando Balella e Ferrari. Ci vengono tolte le immagini, ma Goi è lì davanti e sta continuando a martellare nonostante quel dritto, nonostante quell'inconveniente, però non ha mai praticamente avuto, non c'è mai stato il sentore che potesse non esserci la vittoria in tasca da parte di Van Goi, che ha macinato, allora eccolo lì, Balella ha passato Ferrari con Gioia che ha passato Osler. Tommy sta provando a non farmi andare via, ma non ce la fa, non ha il passo di quelli davanti. E allora a questo punto probabilmente dovrà accontentarsi Andrea Tommy della nona posizione. Gioia è settimo e si laureerebbe campione della categoria della 1000, della 600, perdonatemi, Open Stock. Inseguono intanto Balella e Ferrari che continuano ad indugiare un duello rusticano, un uno contro uno che sta vedendo però uno dei due trionfare. Nunez, eccolo qua, un primo piano anche di Tommy, che ormai ha mollato drasticamente le redini, non ne ha più praticamente nessuno per poter dare quel qualcosa in più. L'unica sfida con la quale possiamo assistere è quella tra Balella e Ferrari, li vede davanti, anzi vede Gioia e Osler, Tommy un po' più avanti, ci sono Balella e Ferrari. Intanto Ivan Goi che non può sbagliare ancora qua, non fa un dritto, si avvicina a quello che è la fine della sua gara e sta per andare a vincere. Super Ivan Goi trionfa in 600 Open in Stock. Ivan Goi vince impennando, straordinaria prova di forza da parte di Goi, bravissimo Manuel Rocca che arriva secondo a 5 secondi da Goi. Adesso probabilmente alle spalle comparirà Nunez che è rimontata importante da parte di Nunez, e poi tra poco Mora, ma l'importante è che arrivi al photo finish il buon Giacomo Gioia, che con la settima posizione si laurea campione della 600 Open Stock. Vince Ivan Goi, secondo Manuel Rocca, terzo Nunez, vediamo che passa Mora, aspettiamo Balella e Ferrari, se riusciamo a vederli qua in inquadratura di chi ha vinto
Di Goi? Eh sì, sono arrivati Balella, Ferrari e poi ci dovrebbero arrivare dei ragguagli su, eccoli qui, Balella e Ferrari in penna, Ferrari contentissimo, e poi arrivano Gioia e Osler, con Gioia che l'ho scavalcato, tra poco compare anche Tomio, finisce così, vince Goi, secondo Rocca, terzo Nunez, Gioia, campione di categoria.